Grazie senatore Romani. Ricordo ai senatori che ci sono 5 minuti per le dichiarazioni di voto, quindi senatore Arrigoni, prego. Signor Presidente, colleghi, ministro Lorenzin, con questo decreto che doveva porsi un obiettivo di sanità pubblica state spaccando il Paese e anche la comunità scientifica. Non è un decreto ragionevole, ma esagerato. Forzato nelle misure, pasticciato come è stato dimostrato in quest'Aula, è un decreto che non ascolta i genitori, quel popolo che non è contro i vaccini ma è per la trasparenza, l'informazione e la libera scelta. È il popolo Freevax che cresce ogni giorno, che da settimane sta manifestando in molte piazze italiane, come quella di Roma in questi giorni, come quella di Pesaro, dove un'enorme onda arancione fatta di decine di migliaia di famiglie si è riunita, ma di cui però nessun TG ha parlato, nemmeno quelli Rai. Vi parlo da padre di due bambine piccole, di 8 e 4 anni, a cui ho fatto fare i vaccini, anche quelli raccomandati, vaccini a cui riconosco l'importanza. Purtroppo questo decreto, ministro, mi ascolti, aumenterà ancora di più la sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. E ahimè! La differenza nei confronti della medicina, ministro, ci ascolti. Scusi, senatrice, per favore, senatrice anche. Invece di recuperare la credibilità dell'istituzione dicendo la verità, voi la verità la state calpestando. Questo decreto è inaccettabile perché lede la libertà di cura di milioni di minori, perché viola l'articolo 32 della Costituzione, che stabilisce che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario salvo in presenza di deroga che può esistere solo in stato di necessità, che oggi non c'è, ministro, visto che anche il suo premier Gentiloni ha detto che non sussiste un'emergenza sanitaria nazionale. E i dati epidemiologici non danno un quadro di un paese colpito da epidemie, con numeri vaccinali in caduta libera. Le nostre coperture sono analoghe o addirittura superiori a quelle degli altri paesi europei, in 15 dei quali, lo ricordo, l'obbligo dei vaccini non c'è. E poi le coperture, ancorché fossero basse, si recuperano con l'informazione e la sensibilizzazione. È chiaro? Il governo, sostenuto dalla maggioranza, sta invece tenendo un atteggiamento arrogante perché si è inventato uno stato di necessità anche con notizie false. Anche sulla salute siete ricorsi all'ennesima narrativa raccontando una vostra realtà di comodo, una narrativa che è destinata a crollare come quella dei migranti secondo la quale tutti scappano da guerra. Da un lato, lei, ministro Lorenzin, in TV prima si è inventato i 270 morti di Londra del 2013 per epidemia di morbillo, poi 200 decessi nell'anno successivo, quando invece i dati ufficiali del governo inglese riportano un solo decesso nel 2013 e zero nel 2014. Da sciacalli è stata persino strumentalizzata la vicenda drammatica del bambino morto per morbillo a San Gerardo di Monza, attribuendo falsamente la responsabilità ai fratellini che non erano vaccinati. Che vergogna! Anche queste, relatrice Manassero, sono fake news. Dall'altro lato, invece, con la complicità di una parte della comunità scientifica non del tutto trasparente, negate le reazioni avverse, incluse le malattie gravi e persino le morti, quando lo stesso Ministero della Salute e i tribunali riconoscono invece i risarcimenti. Per voi e per Ricciardi, il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, che dovrebbe tornare a fare l'attore, i danneggiati e i morti da vaccino sono solo dei fantasmi di cui nessuno dovrebbe parlare. Questa, relatrice Manassero, è disinformazione, è propaganda che mina il principio di sicurezza dei cittadini e che di certo contribuisce ad aumentare la diffidenza verso i vaccini. Eppure ci sono dei danneggiati anche gravi, sono diverse centinaia, riconosciuti nel tempo anche da lei, ministro Lorenzin. Il 15 luglio 2015, rispondendo alla nostra interrogazione parlamentare, la 4036
36-38. E poi ci sono dei morti che hanno delle sentenze, come Paola, deceduta l'ottobre 2009 a 37 anni, come Giovanni Matteo, deceduto nel giugno 2016. Queste sono le lettere del Ministero della Salute che lo certificano. Oppure come il piccolo Emiliano, deceduto solo 15 mesi nel febbraio 2003. Quelli nominati sono solo alcuni dei morti documentati e riconosciuti con benefici e indennizzo dal Ministero della Salute o dai tribunali italiani. Però degli effetti collaterali e dei danni irreversibili da vaccini è vietato parlare, perché deve prevalere il pensiero dominante, che è arrivato persino ad imporre la radiazione dal proprio ordine di medici critici verso i vaccini, punizione che ha fatto persino esultare gli ipervaccinisti alla Burioni. Per voi non si deve parlare di quei vaccini che attraverso il ricorso alle nanotecnologie si scoprono inquinanti con nanopolveri, tossiche, non biodegradabili, non biocompatibili, e non parlo solo degli adiuvanti. Questa, Ministro, non è antiscienza, è la vostra assenza di dubbi che preoccupa, per esempio anche sulle superficiali sperimentazioni dei vaccini, che dimostrano un'arroganza allarmante. Altro che spacciare l'obbligatorietà dei vaccini per il bene dei nostri figli e per la salute pubblica. La realtà è che la vicenda dei vaccini obbligatori non è una scelta fatta nell'interesse nazionale, ma una scelta che parte da lontano. È stato deciso al Global Health Security Agenda nel settembre 2014, a Washington, alla Casa Bianca, dove la presenza di Obama, lei Lorenzin, del presidente dell'AIFA, è stato deciso che per 5 anni l'Italia avrebbe guidato le strategie e le campagne vaccinali nel mondo. È scritto sul sito del suo ministero, assecondando così, lo sottolineo, l'interesse di qualche multinazionale del farmaco, però sulla pelle dei cittadini, anzi dei bambini, magari con la complicità di qualche dirigente del suo ministero, in palese conflitto di interesse. Irresponsabile da parte del governo aver prestato l'Italia a paese cavia. Questo è grave, tenuto conto che non esiste nessun paese in Europa con 12 vaccini obbligatori, ora ridotti a 10, e non si capisce secondo quali evidenze scientifiche. Numero che comunque rimane alto, soprattutto se somministrati nei primi mesi di vita dal bambino. In questo senso sono irresponsabili le dichiarazioni fatte in TV dal sottosegretario Faraone, che non vedo, e che ha affermato: non credo che il fatto che l'Italia sperimenti l'obbligatorietà anche su quel numero di vaccini debba essere considerato un fatto negativo. Ma siamo matti? Siamo matti? La sperimentazione è una cosa seria e deve essere fatta su base volontaria, attraverso un consenso informato, che deve seguire un'informazione seria, completa, che faccia accrescere la credibilità delle istituzioni. Così voi state violando le norme convenzionali di medicina, così voi le istituzioni le state affossando. Con la fase emendativa il provvedimento è stato migliorato, ma mantiene tutta la sua gravità. Permangono le misure coercitive, con l'obbligo dei 10 vaccini e dunque un piano di profilassi massiva. E rimane, e questo è grave, l'esclusione al nido e alla scuola dell'infanzia dei bambini 0-6 anni, se non sono stati vaccinati. Quando invece per le scuole dell'obbligo, cara senatrice Puglisi, elementari e medie, c'è invece un altro regime. Qui basta pagare la sanzione, per chi può permetterselo ovviamente, creando una disparità di censo e di classe. No, così non va bene. La vaccinazione non si deve imporre ai bambini, ma proporre, rispettando la responsabilità genitoriale al quale lo Stato non deve sostituirsi. Le direttrici di un serio provvedimento per perseguire l'immunità di gregge, non attraverso un decreto, dovevano passare
da una campagna di informazione trasparente, completa, finalizzato al consenso informato sui benefici e sui possibili effetti collaterali, per consentire ai genitori di operare una scelta consapevole di adesione con convinzione alle campagne di vaccinazione, come sta facendo dal 2007 la Regione Veneto, con il presidente Zaia, che contro la vostra protervia ha già depositato il ricorso alla Corte Costituzionale. Una regione modello, quella veneta, che attraverso una corretta campagna di informazione ha raggiunto quasi il 93% di copertura vaccinale e soprattutto ha istituito da tempo l'anagrafe regionale vaccinale. La Lega Nord, lo ripeto, non è contro i vaccini, ma voterà contro questo pessimo provvedimento illiberale, e mi rivolgo ai senatori che stanno alla mia sinistra, che ha nell'obbligatorietà, come definito dalla relatrice, il suo pilastro fondante, ma che per noi conferma invece l'esistenza di una dittatura del relativismo che vede il Partito Democratico uno dei principali protagonisti. Noi continueremo a sostenere milioni di famiglie per bene nella loro battaglia di civiltà e per il bene dei loro e dei nostri figli. Ho terminato.